C'è un intervento richiesto da parte del consigliere Pisano. Allora, a nome della minoranza, ovviamente anche a nome del gruppo che ho rappresentato nel corso della campagna elettorale, che rappresenterò qui nella minoranza in questo consiglio. Intanto ovviamente voglio augurare buon lavoro a tutti quanti, voglio ringraziare i sanluesi perché comunque sono venuti numerosi, significa che c'è una coscienza forte dell'importanza del ruolo di questo consiglio. Ovviamente, augurando buon lavoro a tutti quanti, io auspico soprattutto particolare trasparenza da parte di questa giunta. Quindi il rapporto di collaborazione chiaro e trasparente, che non ho dubbi avremo, e non ho dubbi che sicuramente avrà inizio con assegnare anche dei locali a questa minoranza, perché questo così del resto è stabilito dalla norma. Sono sicuro che quindi anche già partendo da questa prima disponibilità il rapporto sarà proficuo e in forte collaborazione. Ovviamente noi siamo una minoranza, quindi rappresenteremo non tanto una minoranza di sanluesi, ma quanto degli interessi che noi teniamo meritevoli in qualche modo in tutela. Non sempre, mi rendo conto, potremo incontrarci nelle decisioni, nelle scelte che spesso sono politiche. Molte scelte anche della vecchia giunta noi le abbiamo contestate anche nel corso della campagna elettorale, cercando di offrire dei motivi. Se poi le scelte e le opere, gli interventi già iniziati che oggi andranno a proseguire, proseguiranno, e se questa maggioranza troverà dei motivi validi per in qualche modo confutare anche quanto abbiamo sostenuto noi nel corso dell'opposizione, nel corso della campagna elettorale, questo ben venga, perché in qualche modo oggi, terminata la campagna elettorale, penso che comunque siamo tutti più vicini, perché siamo tutti consiglieri comunali, rappresentiamo tutti quanti il paese, ciascuno ovviamente con una sfaccettatura diversa, perché noi comunque rappresentiamo la minoranza e poi ovviamente rappresentiamo la maggioranza, ma comunque siamo tutti di San Luis. Non dimentichiamo, e questo serve, spero serve per abbassare i toni, che comunque siamo di San Luis, quindi siamo destinati ovviamente a incontrarci professionalmente o meno, nelle piazze, in altre circostanze, per cui questo deve essere, diciamo, il miglior inizio per la nuova amministrazione di San Luis. Per questo io voglio ringraziare tutti quanti, sperando, diciamo, di avere un po' colto nel segno la disponibilità generale oggi manifestata da tutti quanti. Grazie. Allora, ringraziamo il segretario e le modalità per quanto riguarda anche qui l'elezione dei membri. Allora, la commissione elettorale è composta dal sindaco e da tre consiglieri. Il sindaco rappresenta il diritto e non partecipa alla votazione. La votazione si fa in due distinte fasi, si votano prima gli effettivi e poi i supplenti. Ogni consigliere può indicare un solo nominativo, quindi praticamente alla prima votazione risulteranno eletti due della maggioranza e uno della minoranza, quindi la minoranza esprimerà un nominativo, la maggioranza esprimerà i suoi nominativi. Una volta eletti i rappresentanti effettivi si procederà con un'altra votazione sempre a scrutinio segreto alla elezione dei supplenti. È chiara la procedura? Quindi gli scrutatori dovrebbero di nuovo distribuire le schede. Pala. Tatti.
Tati, Para, Pisci, Lecis, Usai, Lecis, Usai, 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 Bandino Romero, Lecis, Bandino Romero, Lecis, Usai, Bandino Romero, Lecis, Usai, Lecis, Bandino Romero, Bandino Romero, Usai. Sì, allora, alla luce delle operazioni che abbiamo appena fatto, sono risultati eletti per la commissione elettorale, quali membri titolari, Giuseppe Catti, Mariano Pisci e Para Salvatore, mentre come membri supplenti Lecis Marcello, Usai Paolo e Bandino Romero.